Vado. Ciao Andrea, ciao. Siamo qua a Boom Magazine Tieno Orange e tra poco suoniamo un paio di brani del tuo ultimo disco. Adesso intanto facciamo un'intervista. L'ultima volta che ti abbiamo visto al vivo al concerto al Gate novembre scorso suonavi con la band. Oggi facciamo due pezzi in acustico. Yes. Questo ci fa un po' intuire che forse ti stai dedicando più che a fare del rap canonico, quindi a specializzarti come paroliere e come rapper, a fare della musica in generale, cioè ad avere un immaginario più completo. Sì, vabbè, ho bisogno di fare musica, cioè fa stare bene fare musica, non soltanto scrivere. E nel comunicare chiaramente mi piace andare un po' più a fondo in quello che sto facendo, comunque al di là del fatto che io nasca come rapper, sviluppare un'identità musicale per me è sempre stato abbastanza importante. Adesso mi ci sto proprio concentrando al 100%. Ok, ma tu sei uno scrittore meticoloso, uno studente meticoloso o uno che scrive più istintivamente? Da quando ho iniziato a in qualche modo semplificare, paradossalmente ho sviluppato una scrittura ancora più istintiva di quella che ho già, con la differenza che se prima un concetto mi piaceva trasformarlo e raccontarlo in maniera più ermetica possibile, adesso adoro il fatto che sia capibile, che arrivi diretto. Che possa essere comprensibile un po' a chiunque. Sì, cioè ho la necessità che lo sia. Ho capito. Che lo sia a tutti gli effetti. E come si fa a trovare il giusto compromesso tra, cioè, appunto questa ricerca tecnica, lessicale e invece una forma che possa essere accessibile a chiunque? Quello che ho potuto vedere su di me, e che è la cosa che in realtà consiglio in generale, è che prima mi è piaciuto affinare la scrittura in un certo senso, magari un po' più anche difficile, se vogliamo didattico quasi, e poi scarnificare tutto e diventare l'essenza di quella roba. Però quando tiri fuori l'essenza da quello, secondo me esce fuori qualcosa di più prezioso. E anche quando si comunica in maniera semplice, e quindi riuscire a comunicare poi in maniera semplice diventa semplice ma non banale. Capito, quindi una volta sviluppato un concetto cerchi di tirare fuori l'emozione che sta espressa in quelle parole e di farla arrivare all'ascoltatore. Sì, e soprattutto senza, vabbè, in realtà nella musica italiana vanno anche le cose più banali in assoluto, però mi piace quando invece trovo il testo che si vede che è un po' come se fosse stato estrapolato da qualcosa di più difficile. Cioè è bello estrapolare la semplicità dalla difficoltà, dall'ingegno, e a quel punto secondo me riesce a trovare la semplicità preziosa. E da questo punto di vista, quali sono le opere d'arte in generale, che siano letterarie, figurative, di qualsiasi tipo, che ti hanno stimolato a cercare di esprimere appunto dei concetti, a riportare la loro influenza? Al momento, allora, se me l'avessi chiesto qualche anno fa, avrei avuto un sacco di risposte. Adesso non riesco a dartene una perché di fatto non mi sta ispirando l'arte. Cioè, non,
prima trovavo un sacco di ispirazione nell'arte altrui, ora sto facendo più fatica a rapportarmi all'arte degli altri. E invece trovo molta più ispirazione dalla realtà, da quelle cose che sono un po' tipo delle opere d'arte inconsapevoli delle persone. Ho capito, sì. Molto più, diciamo, vissuto, cioè reale. Sì, quando becchi quei dettagli nella realtà che sono delle opere d'arte, ultimamente mi ispiro di più a quelle. E quello fa parte anche dell'aver sviluppato un linguaggio proprio, una propria visione del mondo, praticamente. Sì, secondo me avere una propria fermezza ti dà la possibilità di guardarti intorno con più spirito critico, ma anche positivo. Ho capito. Quali sono i live che ti hanno cambiato nella vita? Mi spiego, ne guarderai uno al quale hai assistito e uno che invece hai fatto al palco. Una svolta, adesso non saprei quello che mi ha cambiato la vita. Avrei voluto fosse quello di Eminem, ma l'ho visto da tipo 4 chilometri. Grosso così. L'ultimo che ha fatto, sì, adesso Milano. Con gli schermi che andavano in latenza e non si vedeva niente, cioè non si capiva niente, nulla. Avrei voluto fosse quello. Ce lo riserviamo per il futuro. Sì. No, direi. Beh, sicuramente interessante che mi ha un attimo appunto svegliato Post Malone. Mi ha dato un po' una scossa. Ho notato che ha un'attitudine che mi piace avere anche a me e ho visto cosa vuol dire averla a quei livelli. E un live invece dal pubblico? Vabbè, il mio live all'Alcatraz sicuramente. Quale? Cos'erano 2 anni fa ormai. Alcatraz, che abbiamo fatto un pienone devastante, è stato allucinante. Anche se devo dire che il gate dell'anno scorso, il pubblico era carico. Mi ha lasciato qualcosa di veramente boh. Poi adesso che non si suona più. No, sì, no. Ho avuto, secondo me, 2 settimane di assestamento dopo quel live. Ero boh. Detonato. No, sì, non riuscivo più. Ancora adesso, se ci penso, mi sale un'adrenalina strana. Il pubblico è stato proprio una famiglia in quel caso, al 100%, in realtà sempre. Praticamente sempre. Bello quando succede. Sì. Vado? Qual è stato il brano del disco più semplice da scrivere e quale quello invece più sofferto? Allora, più semplice in che senso? Più automatico, colpo okay. Automatico via. O anche nel senso a livello emotivo. Ok, no, allora a livello emotivo sicuramente no, però tu pilota automatico. Nel senso, ho scritto in 10 minuti proprio cose che pensavo da mesi, che continuavano a frullarmi in testa, che dovevo scrivere. E l'ho scritto proprio come si scrive una lettera. Bam, di fila, così. Emotivamente più pesante, forse io. Perché comunque io mi sono avuto un bel po' a aprire. Ho ammesso delle cose a me stesso mentre le scrivevo che... pesantine. L'amore ci farà pezzi invece è uno dei pezzi più sentiti anche dal pubblico. Quanto è importante essere circondati da amore nella propria vita? Fondamentale, cioè non mi godo niente se non c'è qualcuno che ama
quello che sto facendo o quello che sto facendo con lui o con lei. Quindi c'è bisogno di amore per condividere anche la propria felicità. Qualcuno che ti ama è qualcuno che ti vuole vedere migliore, non per forza felice, però migliore. Quindi che ti fa venire voglia. Quindi automaticamente ti fa venire voglia. Esatto. Ti mette nella condizione di avere la cazzina per migliorare. A tal proposito, California 8 è un finale aperto. Che cosa ci riservi per il futuro? Oddio, non so cosa risponderti esattamente. Tagliamo, anzi, io vorrei rispondere così. Quando è stata l'ultima volta che sei stato al settimo cielo? Grazie di avermelo chiesto. Se ben ricordo, mancavano 4 giorni a Natale. La chiudiamo così. Va bene, Ante. Me la vuoi dare la risposta seria a questa o no? Il settimo cielo l'ho scritta al settimo piano di casa mia. Di casa mia, ed ero effettivamente al settimo cielo. Milano e soprattutto l'esperienza che hai fatto in Germania da ragazzo, quando sei partito e hai lasciato tutto, come ti hanno formato a livello di attitudine, sia personale che artistica? Nella mia vita mi sono allenato a vivere con niente, perché appunto volevo cercare di non avere troppe gabbie. Effettivamente tutte le esperienze che ho fatto sono state votate a quello, a insegnarmi a cavarmela da solo, a vivere con niente, a tirare fuori il meglio, no, con le spalle al muro. Hanno formato il mio percorso artistico proprio in tutto per tutto, nel senso che io a una certa ho capito che sicuramente stavo andando verso la strada giusta, ma anche in quel caso ho avuto bisogno di prendere una strada mia, e più tortuosa, più difficile, più tutto, più mia. Poi secondo me alla fine del percorso, facendosi due conti, penso che sia una caratteristica di tanti, almeno grandi artisti. Lo dicevo anche soltanto Sinatra, Maio Noemi. Quindi diciamo che sono d'accordo. Penso che sicuramente costruire qualcosa di personale, anche l'hip hop in questo fa da maestro. Farlo a modo tuo, con la tua gente che ti ha voluto bene, per uscire da solo, uscire da una condizione che non piace, soprattutto sì, a livello mentale, cioè a livello sociale. Sì. A questo proposito, uno dei tuoi primissimi singoli è stato Liberami dal male. Ti sei liberato di questo malessere o ancora fa parte della tua persona, della tua personalità? Beh, intanto Liberami dal male è effettivamente arrivato, cioè era una richiesta, liberami di tu, da fuori. Non so chi esattamente, però alla fine tanta gente mi ha liberato da un sacco di male, per quanto mi ringrazino giorno per giorno di quello che io ho fatto per loro, loro hanno liberato me da un sacco di male. Quindi ha funzionato, Liberami dal male. Cioè, la richiesta è stata accolta. Accoltissima. Bene. Nel tuo ultimo disco
ci sono tre featuring: Rosa Chemical, Gammon e Kina. Sono molto eterogenei tra loro e uno, guardando semplicemente la tracklist, potrebbe non sapere cosa aspettarsi. Eppure suonano molto giusti, cioè nell'atmosfera giusta per il tuo disco, per la tua musica. Qual è il fil rouge che li lega e come hai pensato a loro? Ultimamente ho ricominciato a disegnare e a fare delle sculture. E faccio sculture con gli stuzzicadenti, perché tipo entro in mentalità zen. Wow! Ho questo metodo da sempre, che è disegnare a flusso, e nel flusso vengono fuori un sacco di forme e di disegni quasi figurativi, a volte perfetti, che manco avrei potuto fare se li avessi pensati. E secondo me i featuring del disco hanno avuto un pochino quella cosa, cioè la mia testa fondamentalmente li ha tirati fuori così, e così sono stati bene insieme, cioè effettivamente hanno una coesione di suono tra di loro e con me nel disco che sembra che l'abbiamo fatto insieme il disco, e questa è una cosa gigantesca secondo me, cioè alla fine il disegno viene fuori secondo me dall'istinto, dalla voglia che hai di seguire delle energie, e effettivamente queste energie mi hanno portato a Rosa Chemical, mi hanno portato a Gammon, mi hanno portato a Kina in maniera completamente naturale. Con tutte e tre è stato un rapporto bellissimo e si è instaurato un rapporto bellissimo. Sì, assolutamente, anzi, principalmente. Quindi nasce così ultimamente l'arte che faccio. A proposito di Anima Mundi, il titolo è un richiamo a un senso di collettività, appunto, all'anima del mondo, inteso come molteplicità di entità. Qual è il modo in cui tu vuoi contribuire alla collettività, oltre a fare musica che già, essendo un'arte, contribuisce ad arricchirlo? Io tra l'altro mi ricordo che ci siamo già visti a un evento di beneficenza in cui facevi il giudice a un contest di freestyle, sì. A Cesano Boscone per Aido e Avis. Tu sei impegnato anche nel sociale. Ma in realtà mi sono impegnato tantissimo, dopodiché ho deciso di incominciare a mettere a posto me. E ho intenzione di sfruttare assolutamente tutto quello che mi capiterà di buono in quella direzione, ma è una necessità personale e che penso lascerò sempre molto privata. Nonostante non credo di averlo detto una volta soltanto questa cosa, e me l'hanno ritirata fuori a manetta. Sempre così. Quindi c'è anche una questione probabilmente di senso di appartenenza a una comunità, quindi cercare di migliorarla. Sto male per empatia, quindi automaticamente devo far bene alla mia empatia. È quasi egoismo. Lo è sempre, è la natura. Abbiamo di recente scoperto che sei milanista, vedendoti esibire prima della partita From Milan with Love, yes. con Anna. Com'è stata questa esperienza? Ma è stata... mi sono divertito, cioè il Milan. Oh. sono tifoso da sempre, cioè mio padre è milanista, mio nonno è milanista, io
Sono cresciuto andando allo stadio con mio padre e effettivamente poteva... Pensa se me l'avesse chiesto l'Inter, capito? Che culo invece me l'ha chiesto il Milan. Quindi hai avuto la possibilità di rappresentare la squadra del cuore. Eh sì. Così automatico. Perfetto, perfetto. Cioè, sogno. Sogno. Settimo cielo, sono leggero, se sei vicina. Settimo cielo, servo di meno se non ci sei. Settimo cielo, mi sento vivo se tu mi uccidi. Settimo cielo, prendi del vino, vieni da me. Settimo piano, vedo Milano, qui piove prima. Prendo le prime gocce che cadono su di te. Sto così bene che morirei, toglimi tutto e lo capirei. Spogliati e tieni le scarpe che lo sbucerai e ci dà pure me. Oh, 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 questo amore più ci riassume e più ci toglie vita.